adesso. Rocco? Buongiorno. Ciao, buongiorno Rocco. Vedo che sei in opera. Siamo impegnati. Non vorrei disturbarti, però tu so che sei sempre una persona gentilissima e solidale, sia con me e anche con gli altri. Senti, io ti volevo dire, Ro, non voglio essere né ripetitivo né niente. Sto domandando in paese se vedi se c'è qualche cosa da farmi fare per me. Se puoi domandare in giro qualche lavoro. Lo sai il mio stato di bisogno, sì, quindi io ti pregherei gentilmente eventualmente se sai in qualche cosa. Le sai le mie mansioni, le mie capacità. Purtroppo qui di arrangiarmi in tutto. Come lavoro lo sai com'è la situazione, il lavoro ce n'è poco e quel poco che c'è non lo vogliono neanche pagare, fare. Sì. L'unica è questo periodo qua che si cominciano a raccogliere le olive se c'è qualcuno che ha bisogno o in qualche frantoio che abbiano bisogno di qualcuno, però lo sai come funziona, sempre. Sì, giustamente uno non può andare perché tu lo sai benissimo che è una famiglia, di due persone. Non è che andai a spendere più benzina di quello che guadagno. Ecco qua, il problema è questo, perché la paga dopo è quella che è. E quindi cioè, io non voglio trovarmi in una situazione che è più quelli che caccio che quelli che devo portare a casa. Non è pure per il frantoio, pure per pitturare, per carteggiare, per restaurare mobili, così, ma arrancio, questo è il discorso. Tu sei quello che ti ribelli, ma nella tua condizione ce ne sono tanti altri che magari stanno zitti e vanno avanti, non lo so, con la pensione dei genitori, con la pensione, insomma. Sì, io questo ti ringrazio perché su tu ben sai che a me è reddito zero, non entra proprio niente. Sì, 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 lo so. Lo sai, anzi, io ti voglio ringraziare di tutte le volte che sei stato gentilissimo con me, anche per un pasticcino dei bambini, ti ringrazio per tutto quello che fai. Forse lui è l'unico che, o forse perché è messo alle strette più degli altri, sta cercando di sensibilizzare un pochettino l'ambiente per vedere se si riesce a muoversi qualcosa. Ma te lo dico, ma guarda, dai, due figlioli, guarda qua. Allora, non sai. Basta, non voglio essere né repentino, né niente. Se esce qualche cosa, sappi che consiglio. Grazie. Ciao, grazie. Prego. Come va? A posto? Che stai facendo? Ciao. Purtroppo ciao. Ancora niente. Purtroppo ancora niente. Non sei riuscito a trovare niente ancora? Sono venuto di nuovo a dirti, anzi, sa qualcuno che ha bisogno, magari. Tutti quelli che stanno entrando qua sto chiedendo e tutti che non c'è un po' conoscere, magari se ci mette una buona parola pure per pullman e pure faccio pure un trasporto per chi pigliava sta patente. Ci stiamo impegnando. 10.000 euro spendevi per sta patente. Lo so, con la tua patente è un peccato che non hai trovato ancora lavoro, ma vediamo, ci stiamo impegnando. Pure se sembrava cose, chiesti mobili per restaurare. Abbiamo parlato già di mobili, non so, c'è un motivo di cercare, non lo so. Quelle bambine, per me, quando c'è la possibilità, lo sai che io ti chiamo sempre, pure per la raccolta di olive e via dicendo. Io lo sai che innanzitutto ti volevo ringraziare perché sei stata una persona sensibilissima, squisita e lo sai, te lo voglio dire pure adesso, che tu mi hai aiutato a sopravvivere è una cosa da 4 anni importante. A questa parte qua. Hai supportato anche me perché io a questo punto non mi vergogno a dirlo, nemmeno uno pare non ci avevo, quindi c'è bisogno di concretezza. Io da parecchio tempo che conosco Rocco, lui lavorava, non so se ve l'ha detto, lavorava in un distributore di benzina, ha lavorato per 22 anni, poi purtroppo ha perso il lavoro e tutto, adesso è una situazione drastica logicamente per... Gira e rigira per trovare un posto di lavoro, che non riesce purtroppo a trovare un posto di lavoro, si va all'esasperazione, vedendo quelle due bimbe che non c'hanno, vanno a scuola,
per esempio fanno delle gite e lui non ha la possibilità nemmeno di mandarla alla gita, le altre vanno e loro non vanno, che cosa, pure le bambine che cosa dicono? Purtroppo è questa la situazione. Io l'ho aiutato in tutte le maniere, gli davo del pane, gli davo le brioche per i bambini, i cioccolatini, quello che mi sentivo. Andavo a trovarli in periodo natalizio a casa e portavo qualcosa, logicamente perché dispiace vedere le bambine, Rocco e la moglie, senza un lavoro. Le condizioni sono queste qua, quindi non so come poterlo aiutare, perché non è l'unico che è senza lavoro o che magari, ripeto, campa con i genitori, con queste cose qua, con le pensioni, e non hanno la forza, la volontà, non, la voglia, non lo so, di ribellarsi. Come so io, c'ha tutte le categorie di patente e non so perché non riesce a trovare purtroppo lavoro, perché lui potrebbe guidare gli autobus con trasporto di persone e tutto, perché lui c'ha una bella categoria di patente, c'ha tutti i tipi di patente. Sono triste questa melodia d'amore. Ha avuto la passione del cantare, lui suona la chitarra, ha fatto dei brani che ha fatto lui, non è che andava a prendere delle canzoni, c'ha una dote abbastanza che sinceramente nemmeno io mi aspettavo. Delle volte andando a casa e vedere una situazione, diciamo, che non c'hanno, per esempio andare a vedere un pochettino spogliata la casa, nel senso che delle volte purtroppo non c'è nemmeno la possibilità di andare a comprarsi un pane, questo qua mi dà molto 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 fastidio. E cosa sono io, figuratevi loro come si sentono.